Lovers, io sono Francesca, o meglio dire Francia Love Books, e oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere qui sotto dal titolo, oggi andiamo ad aprire finalmente la Dreamworld Box Carpe Diem. Questa qui era agosto-settembre. L'aspettavo da tantissimo, qui dentro c'è l'edizione di Babel in collaborazione con Oscar Wolt. Io ho l'abbonamento, quindi automaticamente sapevo mi sarebbe arrivata, quindi andiamo ad aprirla. La prima cosa che troviamo una volta aperta è appunto la spoiler card con tutto il tema, quindi Carpe Diem. Qui abbiamo la torre che vediamo sulla copertina di Babel e appunto la scritta Dreamworld Box. Mano a mano che la vado ad aprire metterò i gadget dietro di me. Lasciamo qui la spoiler card e andiamo a vedere questo tubo. Andiamo ad aprire... Credo ci sia un poster. Sì, c'è qualcosa. Dicevo, oddio, c'è niente. Leggo già R.F. Kuang. Non voglio rovinarlo. Un poster. Ogni atto di traduzione è sempre un atto di tradimento. Abbiamo appunto la scritta molto molto conosciuta. E vedo qui dietro una sorta di copertina. Credo sia una copertina aggiuntiva. Una dust jacket. Eccola qui, bellissima. Presentiamo con orgoglio questa dust jacket alternativa per la vostra edizione speciale di Babel, creata per mettere in risalto ancora di più il progetto originale con l'aggiunta di un'illustrazione esclusiva sul retrocopertina. Design meraviglioso a opera di Sarah Fox, che vi metto come sempre tutti i link delle loro pagine Instagram qui sotto. Andiamo avanti, vedo subito una bag. Questa qui me la sono spoilerata su Vinted, perché stavo girando su Vinted e me la sono trovata in home. Ho detto che bella, chissà da dove viene, e non sapevo che era di Dreamworld finché non l'ho vista in questo momento. Abbiamo appunto il bottone con anche una zip all'interno, è fatta bene, cioè un bel bel materiale. Questa qui è della nonna casa di Lynn Bardugo, che non vi leggerò questa frase in inglese perché io non sono capace, però abbiamo sia la possibilità di portarla così che la possibilità appunto di mettercela come tote bag. Posso dire bellissima, molto molto in linea con tutto lo stile della box e con dei colori super autunnali. Bella, bella bella. Questa esclusiva borsa ispirata a Night House, nonché la nonna casa, vi accompagnerà attraverso gli antichi corridoi dell'università di Yale a New Haven, districandovi tra società segrete e misteriose attività occulte. Design esclusivo sempre di Sarah Fox. Bella bella anche questa borsa, mi piace tantissimo. Andiamo a prendere questo scrapbooking vintage, c'è scritto. Carina questa cosa! Questa probabilmente è il bonus, il gadget bonus che hanno gli abbonati, e abbiamo questo set, se non mi cade tutto, per fare scrapbooking con questo... foglioline e fogliolette per l'autunno, fogliettino, altri fiori e altro fogliettino. Molto molto carino, io apprezzo sempre queste cosine. Abbiamo poi una stampa, ve la mostro meglio, molto molto carina, 221B, magari è di Babel, andiamo a vedere. Questa bellissima stampa per voi in omaggio, inserita a sorpresa all'interno della box. Ispirata a Sherlock Holmes, l'illustrazione è stata una piacevole collaborazione extra con Jonathan Fiorentino. The Devil's Scriptorium. Vi lascio qui sotto appunto i suoi link. Molto molto carina. Io non sono molto molto fan di Sherlock, però ok. Andiamo poi avanti. Dentro questa sacchettina, cosa si c'è là all'interno? Ammappate! Questo è Shadowhunter, dai, lo capiamo dalla runa, qui è... Boh, insegna libro? Ma che bello! Ma che figata! Dai, te che bello! È mega dettagliato! Vi faglielo vedere meglio. Ma che cosa stiamo parlando? È stupendo, con la catenina e... Ma che bello! Questo spettacolare, avete fatto bene a dire spettacolare perché è stupendo, che segnalibro in metallo, impreziosirà la vostra lettura o rilettura della Clockwork Trilogy, mentre percorrerete anche voi le strade di Londra a caccia di demoni ed entrerete a far parte dell'istituto degli Shadowhunters con Tessa, Will e Jem. Il bellissimo design è un'esclusiva collaborazione con Nono Design. Ma che meraviglia, ma chi lo usa sto segnalibro? Dai, con questa catenella. No, 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 io lo metterò così con la catenella che esce dal libro. Io devo ancora leggerla questa saga, quindi sarà una prima lettura. Poi abbiamo questo. Qua ci sono dei tasselli. I don't know. Federa? No? Telo? Ma... Ulla! Ma qui è Fort Wings. Voi lo vedete? Non so come... Mamma mia, ma che stiamo a parlare? Però
pronti a frequentare anche voi la pericolosa accademia militare dei Bangshat, questo a razzo da parete ispirato a Fort Wings sarà il vostro portale per diventare anche voi dei cavalieri di draghi. Certo, se riuscirete a superare tutte le prove. Il design è un'esclusiva collaborazione con Etchwork. Bellissimo. Io non sono riuscita a farvelo vedere bene, adesso mi alzo. Praticamente è lunghissimo. Ed è appunto una cosa ispirata a Fort Wings. Sì, io sono in pigiama, Un posto glielo troveremo. Intanto, complimentoni a voi di Dreamelway. Mi sembra che non ci sia più nulla. Si vola questa volta dentro la pellicolina. E come la apro, mo? L'ho aspettato questo libro. Ah, ma non c'è scritto Dreamelway. Ah, no, ok. Qui c'è un adesivo Dreamelway, ma qui non c'è. E la carta è quella dell'edizione normale. Vediamola. Bravi, hanno messo il titolo, la costina, che è la cosa che odiavo dell'edizione Oscar Wilde, che non c'era il titolo sulla costina. Pure un po' foil. Gli edges, l'avevano detto anche loro, sarebbero stati normali, neri, ci stanno, perché comunque è veramente tanto tanto decorata. Allora abbiamo questa illustrazione e questa illustrazione al fondo. Stupendo. Non so se è autografato, ma non credo questo giro, no, infatti. No, allora, questo giro non abbiamo la copia autografata. Dentro è praticamente uguale all'originale, però posso dire, tanta roba. Stupenda. Dentro è praticamente uguale all'originale, però posso dire, tanta roba. Se fosse stata autografata sarebbe stato proprio il must, ma hanno fatto già tantissimo a questo giro. E adesso voglio provare la Dust Jacket alternativa. Vediamo un po'. Allora, sono stati dei geni, perché siccome questa qui ci siamo lamentati tutti di quanto si rovinava questa edizione così con sta carta che sembra un po' carta da forno, ce l'hanno fatta identica, perché è identica, praticamente identica, ma appunto con l'art dietro, che noi possiamo usare volendo come poster se non ci interessa avere appunto questa Dust Jacket alternativa, oppure come effettiva copertina. E io sto volando, perché questa copertina è bellissima, questa edizione è stupenda. Chi se ne frega se non ha gli edges fighi, ma chi se ne frega, cioè, raga, l'edizione è stupenda, madonna, è bellissima. Voglio farvi vedere i dettagli, che quando io vado a togliere la sovraccoperta, cioè, la torre, ma è stupendo. Vi leggo la quote dietro. Robin si fermò, troppo disorientato per proseguire. Tra tutte le meraviglie di Oxford, Babel sembrava la più impensabile. Una torre fuori dal tempo, una visione uscita da un sogno. E questa è l'edizione speciale di Babel di R.F. Kuang. Sì, dice il camino, vabbè, copriamolo un attimo. Piccolo recap, abbiamo la Dust Jacket alternativa con l'art dietro, l'arazzo da parete ispirato a Fort Wings, eccolo qui, bang bang bang. Poi abbiamo la stampa di Sherlock Holmes, l'omaggio per gli abbonati, che è appunto la bustina con il kit per lo scrapbooking. Abbiamo poi il segnalibro in metallo della Clockwork Trilogy di Cassandra Clare, quindi Shadowhunter. E abbiamo la borsa di Night House, quindi della nonna casa. Ogni box si superano sempre di più. Al momento la mia preferita rimane questa qui, è la prima, quella di Natale, ma vi posso assicurare che anche quella di Fable mi è piaciuta tantissimo, soprattutto perché è il libro molto molto bello e anche autografato. Con l'edizione di questo libro si sono superati, perché è magnifica, quindi io ringrazio voi che mi avete seguito fino a qui, ringrazio il Dreamerwell per fare sempre queste box bellissime, e io vi dico sempre che queste box le pago io, cioè io mi pago queste box, non pensate che siano gifted, no, pago io, sono abbonata, e quindi grazie anche a me e alla mia tasca. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di andare a seguire tutti i creatori e tutti gli illustratori di questa box qui sotto. Vi lascio anche il sito di Dreamerwell. Vi ricordo che qui sotto ci sono tutti i miei social, liste, wishlist, Vinted, gruppi lettura, c'è tutto, basta che leggete qui sotto, e spero di vedervi anche in un prossimo video. Detto questo, vi mando un bacio e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!